Gentili amici di Riviera 24, a tutti ben ritrovati, buonasera. Noterete dalle lancette dei vostri barometri nelle case, chi ce l'ha ovviamente, che sono tutti spostati verso destra, verso l'alta pressione. E in effetti la pressione è molto alta, condizioni anticicloniche, però direte voi, il tempo non è dei migliori. Lo so, perché l'aria è così ferma, stagnante nei bassi strati, che dà origine a questa nuvolosità bassa marittimo costiera, e a un certo punto in collina è anche nebbia. Chi vuole il sole se lo deve andare a cercare sopra i 1300-1400 metri, quindi Bignone, Monte Bignone 1299 potrebbe leggermente sforare, senz'altro sforerà Monte Ceppo. È una situazione che direi possa andare avanti almeno fino a tutta la mattinata di giovedì. Poi passerà una perturbazione, questa che vi faccio vedere adesso è una cartina proprio per l'ora di pranzo di giovedì, vedete che c'è una perturbazione. Arriva da nord-ovest, quindi effetti del tutto limitati o assenti per la nostra regione, però avrà il merito di smuovere un po' l'atmosfera e togliere questi equilibri che danno origine alle nuvole basse marittimo-costiere. Il solito paradosso della nostra Riviera dei Fiori, bisogna che passi una perturbazione per far migliorare il tempo. E in effetti poi, dopo la perturbazione, quindi venerdì pomeriggio, sabato e domenica, avremo schiarite più ampie. Previsione, fino a giovedì mattina, nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, foschia o nebbia in collina, bel tempo in montagna. Venti praticamente inesistenti o inferiori ai 20-30 km all'ora, il mare quasi calmo o poco mosso, le temperature direi stazionarie. Di notte fra 8 e 10 gradi, di giorno fra 12 e 14. Direi che il momento in cui passerà il fronte, quindi nel pomeriggio di giovedì, possa scendere qualche goccia al limite. Io dico che non succederà neanche questo, però lasciamone la possibilità. Venerdì in poi, schiarite. Vento più occidentale, ovest-sud-ovest, fino a 30, 35, 40 km all'ora. Per cui il mare venerdì potrebbe essere tra poco mosso e mosso, ma poi rientrerà subito a poco mosso per il fine settimana. Visto che si tratta di un fronte freddo, da venerdì diamo una lieve diminuzione della temperatura. Di più io non riesco a dire. È tutto, grazie, ci vediamo venerdì per puntualizzare quello che accadrà nel fine settimana.